sulla vicenda mi pare che siamo tutti abbastanza vedotti. Se qualcuno magari non è del tutto informato, è una vicenda che ormai va avanti da circa 2 anni, luglio 2009, luglio 2009, sostanzialmente insomma c'è stata una fase in cui la realizzazione non era, cioè il contratto a Pipino si addirittura si prospettava la realizzazione di 2 discariche, una privata, questa, e l'altra pubblica, per la verità di dimensioni molto, molto maggiori rispetto a questa. Poi peraltro mi pare che quella pubblica era addirittura per rifiuti solidi, per rifiuti solidi urbani, e quindi in un certo senso era ancora più gravosa rispetto a questa sul, come ricadute sul territorio. E sulla discarica pubblica c'è stato, dopo qualche mese, nella verità, anche con un sostanziale sostegno, devo dire, dell'allora assessore, dell'assessore Greco, che è venuto con noi insieme ai sindaci, c'erano diversi, tutti i sindaci del territorio, è venuto con noi dal commissario straordinario, allora mi pare che fosse il dottor Sottile, se non sbaglio, no? Il dottor Sottile e l'assessore regionale appunto ha sostenuto le nostre posizioni, le nostre istanze, appunto che erano contrarie alla realizzazione di questa discarica. Dopodiché, in effetti, devo dire che comunque il dottor Sottile, per quanto determinato prima, a seguito di questa riunione proprio nella sede del commissariato, ha definitivamente superato l'ipotesi della realizzazione di una discarica, ha preso atto della contrarietà di tutti i sindaci e del sindaco di Scarcelli, in particolare come appunto sindaco del territorio sul quale ricadeva la discarica. Su questa invece discarica privata dell'Abieco c'è stato in realtà un iter che è stato abbastanza, diciamo così, strano. Noi lo ricordavamo, in particolare lo ricordava Renato nell'ultimo consiglio comunale, al quale abbiamo posto l'ordine del giorno proprio in questo punto. Da una prima fase nella quale la commissione regionale che deve dare il parere, si chiama valutazione di impatto ambientale, via, no? Da una prima fase qui c'era un netto, proprio messo nero sul bianco, un rigetto della richiesta da parte del privato, motivato in termini espliciti, chiari, espressi, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale di Scarcelli, seppure ricorderete che sul punto c'erano state deliberazioni di tutti i consigli comunali, e oltre alle deliberazioni comunali c'era stata anche una deliberazione congiunta a seguito di una riunione di tutti i sindaci delle amministrazioni che si era tenuto nel teatro comunale di Cagliari. Da un punto di vista formale però devo dire che naturalmente quello che la commissione ha preso in considerazione è stata la delibera del consiglio comunale di Scarcelli, dicendo espressamente che essendoci un parere negativo del comune di Scarcelli attraverso appunto quella delibera, non si poteva procedere al
rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di questa discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Stranamente, dopo diciamo che è stato espresso questo parere, lo stesso parere viene mandato esclusivamente, cioè viene completamente trascurato il comune di Scalacelli, viene inviato questo parere alla sola Bieco per avere delle controdeduzioni. La Bieco fornisce le proprie controdeduzioni, naturalmente dando una lettura, no, per forza di cose di parte, se non che queste controdeduzioni vengono recepite pedissequamente, quindi più che pienamente, vengono recepite pedissequamente dalla Commissione e la Commissione ribalta il proprio parere. Tra l'altro passano dei mesi prima che la Commissione trasmetta questo parere al Dipartimento. Nel frattempo, per la verità, noi avevamo avuto diversi contatti. Ricordo che una volta siamo andati a Catanzaro insieme all'assessore Trento e al sindaco, sono andato io, l'assessore Trento, il sindaco di Scalacelli, siamo andati a parlare con l'allora direttore, mi pare, del Dipartimento. Il direttore generale del Dipartimento, il quale ci ha confermato che era impossibile, perché noi avevamo comunque, se ricordate, c'era stata una riunione a Scalacelli alla quale era intervenuto l'assessore Greco e lì c'erano state qualcuno che aveva messo in dubbio che il rigetto da parte della Commissione. A seguito di quella riunione ci eravamo preoccupati, quindi seppure noi sapevamo che già c'era questo parere, siamo andati a parlare con il direttore del Dipartimento, il quale direttore del Dipartimento ha detto: guarda, potete stare assolutamente tranquilli perché è impossibile che la Commissione, che il Dipartimento possano dare parere favorevole di fronte alla delibera, ancora una volta veniva citata, la delibera del Consiglio Comunale di Scalacelli. Tant'è che io, in tutta sincerità, proprio per essere, per impegnare in qualche maniera, anche politicamente, tra virgolette, no? Il direttore, ho detto: direttore, ma possiamo fare un comunicato stampa in proposito, cioè comunicato stampa, voglio dire, anche pubblicamente. Sì, potete fare il comunicato stampa e potete riferire tranquillamente che avete conferito con me e che l'esito, diciamo, di questo incontro è che, cioè, ormai la questione può considerarsi chiusa. Sul territorio comunale di Scalacelli, in particolare con Rada B, non potrà realizzarsi alcuna misura. E quindi, a questo punto, oggettivamente c'era da immaginare che le questioni fossero definite, se non che successivamente veniamo a conoscenza del fatto che era stato rilasciato. Siamo andati a chiedere l'accesso agli atti, prima di avere, abbiamo chiesto un incontro con l'assessore, un nuovo assessore, no? Pugliano, il quale ci ha detto: noi peraltro questo incontro con l'assessore lo abbiamo avuto anche in concomitanza comunque della, diciamo, della visione degli atti, nei quali atti abbiamo riscontrato le cose che vi dicevo prima, le abbiamo anche lamentate con l'assessore, cioè come è possibile, peraltro c'erano atti che
diciamo, presentava anche delle irregolarità dal punto di vista proprio, no, formale. Abbiamo raccontato queste cose prima all'assessore. C'era uno in particolare che non era lamentato nel protocollo. Quello del Google Comp, no? Per pareri di via, addirittura non eravamo un posto comune, Comunque abbiamo fatto rilevare queste vistose irregolarità. L'assessore ha chiamato anche il direttore del dipartimento, ci hanno detto: guardate, dateci il tempo di vedere un po' quello che è successo, di rapportarci con gli uffici, perché c'erano anche altre, non stranezze, ma comunque altre coincidenze che lasciavano adito, diciamo, a qualche perplessità, se non altro, no? E cioè che il parere positivo del Dipartimento viene emesso il 25 marzo e poi con un decreto firmato non dal direttore ma dal vice direttore del Dipartimento il 29 marzo 2010 stiamo parlando. Quindi, in perfetta coincidenza con le elezioni. Questo per la verità ci ha suscitato, ripeto, qualche perplessità. Altra perplessità è che sarebbe stato espresso il parere senza mai aver acquisito c'erano anche delle prescrizioni per la verità della provincia di Cosenza che erano state completamente ignorate, comunque una serie di forti irregolarità. Dopodiché è apparsa la data quando siamo ritornati improvvisamente a bassa data, non so se ma il protocollo no, perché è apparsa la data. Comunque in ogni caso ci hanno detto: fateci vedere un po' le carte, dateci il tempo di rapportarci con gli uffici e ci vediamo. E abbiamo fissato, ci siamo aggiornati ad una settimana. Dopo una settimana siamo ritornati tutti i sindaci, la verità, siamo ritornati al, c'era, mi pare anche l'assessore, c'era pure tu, con l'assessore Trento, siamo ritornati in regione, abbiamo incontrato nuovamente l'assessore, nuovamente il direttore, ci hanno detto: guardate, presentateci una istanza di revoca in autotutela, noi agiremo, insomma, non sulla stessa scorta di scandale, sulla stessa, perché c'era la stessa vicenda scandale, appunto, di agire nella stessa direzione. Dopodiché, obiettivamente invece, l'esito è stato completamente diverso. Successivamente a questa fase, credo che questa davvero la conosciate tutti, insomma, ci sono state diverse iniziative sul piano giudiziale, sia del comune di Scalacelli che del comitato civico contro la discarica. Ci sono attualmente pendenti, appunto, due ricorsi straordinari, uno a Rossano, sono nella fase delle indagini, se sono ben informato, uno a Rossano e un altro a Canzano. Ho ricevuto quindi il 20 febbraio, quindi successivamente all'ultimo consiglio comunale, e l'invito appunto ad una riunione, ho informato i consiglieri di minoranza, abbiamo informato anche il nostro comitato qui, associazione dell'Ampara, e che appunto c'è questa riunione per le ultime novità, in particolare il sopralluogo dell'Ampara ai sensi dell'articolo 9, comma 2 e 3 del decreto legislativo numero 36 del 2003 presso la discarica. Quindi si tratta di un sopralluogo finalizzato, laddove naturalmente si dovessero verificare i presupposti, ma poi il sindaco di Scalacelli sicuramente più informato di me.